il nuovo centro di produzione RAI, tema per noi estremamente rilevante, vista la necessità di dotare la RAI di Milano, o meglio la RAI a Milano, no, di una struttura adeguata alle necessità e ai tempi, ma tema che è affrontato attualmente nel segno della gestione complessiva dell'Expo, cioè con grande ambiguità e senza elementi di sufficiente chiarezza. Domani ci sarà una conferenza stampa della RAI nazionale per l'incontro con i sindacati, nel quale verrà presentato il piano industriale. Riguarda 3 anni, quindi va fino al 2012, però non c'è nulla che riguardi l'ipotesi di una Sachs-Rohde. Questo, diciamo, è confermato da alcuni dati di fatto. Cioè, nel 2009 si è chiuso con un deficit di 61,9 milioni di euro, le previsioni di perdita della RAI del 2011 sono di 100 milioni di euro. Per la prima volta nella storia della RAI da anni, la RAI ha un'esposizione finanziaria col sistema bancario di 150 milioni di euro. Lo scenario economico dell'azienda è uno scenario di difficoltà. E in questo scenario ipotizzare che la RAI si faccia carico di un investimento, come è stato detto, di 250 milioni di euro, di un grande investimento immobiliare, sia persino illusorio. Vogliamo i piedi per terra, vogliamo costruire il futuro sapendo lo scenario dentro il quale ci muoviamo e non inventandoci uno che ci piacerebbe. Siamo di fronte a questa proposta, è una proposta che viene da Milano per un investimento cospicuo, si parla di 60.000 metri quadri di costruito e di 250 milioni di euro di investimento, e quindi è importante che, come diceva prima Maiorino, si esca dalla ambiguità. La prima ambiguità è quali sono gli accordi. Ad oggi abbiamo solo un genericissimo protocollo d'intesa. Io ho chiesto alla RAI di avere ulteriori informazioni e in realtà la RAI ad oggi non ha deliberato alcunché. Noi siamo favorevoli naturalmente al progetto di robustire la presenza della RAI a Milano del Nord, che ci sia bisogno di un investimento forte per il servizio pubblico è indubbio, stante che la RAI ha in questi anni ha progressivamente ridotto la sua presenza nella nostra città e in Lombardia. E questa scarsa attenzione al nord ha procurato alla RAI anche un danno rilevantissimo in termini di ascolti. La RAI arranca dietro Mediaset di circa 10 punti, quindi vuol dire che vi è un grosso problema di servizio pubblico in Lombardia e nel nord, quindi un investimento che vada a rafforzare la presenza della RAI a Milano noi lo riteniamo importante da sostenere. Quello che chiediamo è che tutto ciò avvenga nella massima trasparenza. Noi non riteniamo, per esempio, che la RAI sia utile entrare in un edificio qualsiasi all'indomani del 2015. Perché un centro di produzione non è un capannone come un altro. Poi io trovo particolarmente, concludo, particolarmente fuori luogo le pressioni che vengono dal governo nei confronti della RAI, pressioni che sono venute a Milano dal vice ministro Romani, che addirittura così in modo sbrigativo ha chiesto di valorizzare, cioè di vendere Corso Sempione per fare un investimento su Expo. Io credo che il governo debba stare alla larga dalle decisioni della RAI. Lo credo in linea generale, lo chiedo e lo credo ancora di più oggi, quando, non dimentichiamo, in queste settimane, oggi, il ministro delle comunicazioni del governo è Silvio Berlusconi.